Bravo, capito. Sì, tutta sta roba qui l'ho ordinata da Slice, che adesso vi faccio vedere il link in descrizione. Il MacBook l'ho pagato veramente pochissimo, meno della metà del prezzo. Adesso vi spiego anche come. Ciao a tutti ragazzi, sono il Gulu e siamo qui anche se in realtà non dovrei essere qui, semplicemente per il fatto che il video doveva andare in un certo modo, ma non è andato in quel modo. Quindi sono qui per spiegarvi il perché non è andato in quel modo. Io che arrivo in macchina e il drone che mi segue. E il drone, una volta che io mi fermo, doveva consegnarmi questo pacchetto. Doveva essere un piccolo sketch comico, ma... finito male perché non è neanche iniziato. Siamo riusciti solo a filmare la parte col drone, come infatti potete vedere, ma ho provato a legare il MacBook, che è piuttosto pesante, con tutto il pacchetto. In realtà non è molto pesante, l'altro ce l'ho qua, non è molto pesante in sé, ma in realtà è pesante per un drone. Però se lo metti nel suo pacco con tutta la roba e il caricatore, quelle cose lì, diventa piuttosto pesante. È già caduto. Quindi ecco il primo tentativo in cui abbiamo provato ad attaccarlo al drone e farlo volare. Fallito miseramente. Ma dal secondo ci siamo subito riusciti, perché insomma l'abbiamo spiaccicato meglio. Si può usare la parola spiaccicato? Diciamo che l'abbiamo legato meglio il pacco con il drone. Ok. Il problema è non il vento, sì c'era un po' di vento, ma il problema non era realmente il vento, era semplicemente la stabilità del drone, perché il drone effettivamente è riuscito ad alzare il pacco. In poche parole il drone sembrava muoversi da solo, uno stava lì con lo stick, insomma ci ha provato. Ma le cose ovviamente, come abbiamo visto, non sono andate a finire nel migliore dei modi. Non sono stato io, è stato Ash. Capita! Il drone è caduto sopra. Non credo si sia rovinato. Sei stupido proprio, non capisci. È spento. È così. Scusa. Sì, si è spento. Si è spento, no? Mamma, o si è rotto? Si è graffiata la macchina. Si è graffiata? Aspetta, ti masso. Ma non... Dico lì. È che il MacBook è troppo pesante per il drone. Ah, perché hai messo allora su? Mango, sei proprio fuori. Sì, vabbè, il video l'ho fatto lo stesso, ma il video non è uscito nel migliore dei modi, come mi capita piuttosto spesso quando cerco di fare. In realtà non era un prank questo, però alla fine è sembrato quasi un prank, perché mia mamma mi ha quasi picchiato, quindi anche se i danni me li sono fatti io da solo e mia mamma era lì che mi diceva su, fammi vedere se il MacBook è salvo. Se l'avessi pagato a prezzo pieno ti saresti preso un infarto adesso. Per fortuna che l'hai preso lo Slice. Aspetta. Credo sia salvo. Se qualcosa... Dopo te... Sembra a posto. Ma sei proprio, non capisci tu, Scusa, non sapevo che non lo leggeva il cavolo. Io ho sentito il rumore, cosa ho fatto? Ho detto che mamma... Ma sai che sei graffiato. Sei graffiato, ma... Sai quanto costa questa? Ma... Grazie. Sei graffiato sia il vetro che il cofano. Ti mazzo proprio, Sì, vabbè, è a posto. Ah, così posto. Vediamo se funziona, Aspetta, adesso lo accendo, per me funziona. Guardiamo se funziona. Se non funziona, vedrai. Io non vedo niente. Ah, è acceso. Ah, bravo, meno male. Raga, allora, il MacBook per fortuna... Non si è visto che si è acceso.
aspetta. Vabbè, dopo ve lo faccio vedere. Comunque sì. Funziona ancora. Non si vede per colpa dell'ombra. Del riflesso? Sì. Vabbè, poi vi faccio vedere che comunque funziona il MacBook, quindi il MacBook è salvo per fortuna. E niente, il trucco col drone è fallito, raga. Volevo fare una cosa che arrivava il drone e mi dava il MacBook, però insomma, più che altro sono... Ma non è che l'ho rotto qua, no? Tu? Prova, questo sembra che è rotto. No, che ne dici? No, c'è il giroscopio, dovrebbe aggiustarsi da solo quando parte, non è rotto. Ah. Non è rotto, quando parte si aggiusta. Ah, ok. Se non ti massavo oggi col tutto. Proprio. Se si rompevano entrambi erano 3.000 euro di danno. Anche quello. Ho fatti dentro questo. Hai fatto un po' di danno lo stesso, funziona così. Funziona così. Ok. Vieni dentro, Sì, arrivo. Arrivo. Niente raga, il trucco col drone è fallito completamente. Colpa mia, scusate. Vabbè, no, ma è che era il peso, ragazzi. Comunque il trucco col drone, raga, è fallito, quindi quello che volevo fare io era una sorta di cosa che il drone arrivava, mi portava il MacBook e io lo prendevo, solo che sono un idiota io e il peso era veramente troppo. Nonostante sia leggero, con la scatola e tutto, il peso è veramente troppo. Comunque raga, il coso è salvo, adesso dobbiamo fare l'unboxing anche se il video è finito male. Ciao. Il video l'ho fatto per Slice.it. Slice.it è un sito, una piattaforma da cui si possono ordinare i vari oggetti di tecnologia principalmente, mi sembra. In realtà non ci ho fatto troppi giri, però se andate a vedere bene su Slice.it ci sono diverse sezioni, a me interessava semplicemente il MacBook, quindi mi sono preso il MacBook. Ma tralasciando il fatto del MacBook, che vi faccio vedere, non si è rotto. Nonostante tutto, e lo sto usando per montare questo video, anzi in realtà stavo già montando il video e ho finito di montarlo tecnicamente, però mi sono accorto appunto che non c'è nessuna spiegazione sul perché ho fatto questo video e di cosa trattava. Slice.it è una piattaforma o un sito, principalmente sì, un sito, da cui potete ordinare tecnologia a prezzi veramente bassissimi, circa con il 70% dello sconto. Ok ragazzi, qui abbiamo il MacBook che abbiamo tirato fuori con la plastichina che abbiamo già tolto. E il MacBook funziona, quindi va bene. Qui abbiamo la cosa, non so che cazzo sia, non ci serve sta roba, i fili neanche ci servono. Abbiamo il caricatore e sotto il caricatore abbiamo, non ne ho idea. Vabbè, adesso andiamo dentro ragazzi, e mi sa che editerò proprio questo video dentro del MacBook, e questo sarà il primo video fail del mio canale, che è già la seconda volta che faccio uno scherzo che va a finire malissimo. Comunque ragazzi, ciao. Prima di concludere il video ragazzi, volevo un attimo spiegarvi che cos'è Slice.it, ma ovviamente per ottenere questi prodotti a uno sconto così elevato, sia del circa 70%, dovete ovviamente fare una cosa per loro, ossia portare altri 3 amici che acquistino un prodotto dello stesso valore o di un valore superiore sul loro sito. Ma questo perché? Perché appunto per loro, per darvi questo prodotto a un prezzo bassissimo, per esempio a me questo MacBook da 1500 euro, per ottenerlo solo a 500 euro, loro devono avere la garanzia che il sito continuerà a fare vendite. Quindi il fatto che portate amici li garantisce il fatto che sicuramente continueranno a vendere, quindi possono vendervi il prodotto a un prezzo bassissimo, a un prezzo stracciato praticamente. Adesso arriva pure il camioncino del gelato. E niente, quindi se vi interessa ragazzi andate su slice.it, vi metto il link in descrizione, e tra l'altro sicuramente alcuni di voi avranno sicuramente fatto il collegamento con liste simili, ma la particolarità di slice.it è il fatto che non ci sono liste che sono gestite da gente a caso che non c'entrano niente col sito. Infatti questa è una cosa piuttosto... cioè che ti dà una buona garanzia, perché io ho ordinato in passato da altri siti, e cosa è successo con questi altri siti? Che mi mettevo in queste liste che sì, io mi fidavo, insomma, tanto dovevo farci su un video e quindi dicevo vabbè dai, mi fido. Però in questo caso si tratta, vai a lavorare direttamente con l'azienda di slice.it che ha potete IVA e tutto, insomma, quindi poi insomma almeno io mi sentivo più fiducioso e niente, ha funzionato. Quindi se anche voi interessa farlo vi lascio il link in descrizione, e prima di concludere il video tra l'altro vi dico che con questo video mi hanno dato la possibilità di dare a voi dei codici buoni sconto che io non ho ottenuto, che però avrei potuto usare, perché allora c'è un buono sconto che si chiama
Infinito Big, vi lascio tutte le informazioni anche di questo in descrizione, e un altro che si chiama Infinito Medio. Con Infinito Big potete ottenere 50 euro di sconto su tutti i prodotti che costano dai 499 euro in su, mi sembra. Quindi io questo MacBook potevo pagarlo 50 euro in meno, Slice? Ridammi i soldi, stronzi! No, scherzo, grazie per il MacBook. Vabbè, comunque potete usufruirne voi, magari per l'iPhone XS e cose varie. E poi invece ci abbiamo Infinito Medio, che invece può essere usato per spese sui, mi sembra, superiori a 250 euro. Otterrete 20 euro di sconto per ogni acquisto superiore a 250 euro. Che mi sembra sia corretto, sì. E comunque trovate tutte le info in descrizione, nel caso mi sto sbagliando a schermo. Niente, spero che comunque il video vi sia piaciuto, anche se non è andato per il migliore dei versi. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se siete nuovi, e se volete seguitemi su Instagram, sono SirGuruGuru, trovate da qualche parte sullo schermo la scritta. Comunque noi ci vediamo alla prossima. Grazie della visione, ciao ciao! Ok ragazzi, aggiungo un attimo questo spezzone di video per spiegarvi meglio come funziona Slice.it. Infatti già se andate sulla pagina principale del sito in realtà non è molto complesso, perché già lì vi spiega esattamente quali sono i quattro passi da fare per ottenere il prodotto al prezzo scontato. Il primo passo in assoluto è quello di prenotare il prodotto al prezzo scontato, quindi andate a pagare il prodotto, il prezzo quello più scontato possibile, quindi il prezzo minimo, e a quel punto lì poi dovete semplicemente aspettare che arrivino altre persone e si mettono in coda voi, oppure potete semplicemente prendervela prendervi la briga di andare a trovare altri tre amici, che io credo sia la cosa migliore. Anche se non riuscite a trovarne tre, in ogni caso metti caso che ne trovi due e uno te lo mette in automatico la lista, ottieni comunque il prodotto al prezzo scontato. E anche se poi non ottieni il terzo o il secondo, già con una persona hai uno sconto, e anche se ne inviti un'altra ancora hai lo sconto lo stesso, quindi insomma funziona lo stesso. Il prodotto scontato lo otterrete lo stesso, e anche se non è troppo difficile trovare tre amici che acquistano un prodotto uguale o superiore, perché insomma tutti quanti devono cambiare il proprio smartphone ogni 1, 2, 3 anni, o anche magari acquistare un PC, insomma c'è sempre qualcuno che deve acquistare qualche prodotto di tecnologia in famiglia e non, quindi insomma basta aiutarsi lì anche con gli amici, cose varie. Poi bisogna semplicemente attendere che appunto le altre persone si accodino alla vostra lista, se in realtà invitate i vostri amici non è un problema, e poi alla fine bisogna ricevere il prodotto gratuitamente a casa, che non è neanche un passo che dovete fare, in realtà dovete semplicemente prendere il prodotto e cercare di ottenere tre amici. Per il resto semplicemente attendete che le cose si completino e vi arrivi il prodotto a casa gratuitamente. Tra l'altro hanno anche aggiunto gli iPhone XS adesso che guardo. In ogni caso, comunque, se voi guardate qui a destra nella pagina del prodotto c'è scritto quant'è il prezzo che andrete a pagare con i diversi amici presentati, quindi con un amico presentato andrete a pagare 1349, che non è tantissimo, ma no, in realtà in questo caso sono anche tanti, perché sono 300 euro e passa. Poi con due amici presentati invece andate a pagare soltanto 899 euro, e con tre amici, ossia il massimo sconto possibile, andrete a pagare semplicemente 4,49. Però se usate lo sconto mi sa che andrete a pagare 20 euro in meno, quindi 4,29, sì. Sì, 4,29, quindi ancora di meno. E niente, quindi quello che la cosa che consiglio io è di mettervi in lista, che per consultare la lista è pubblica la lista, basta che andate qua in alto che c'è scritto sul sito, e questa è la loro lista principale, la lista Delta, che se andate a cliccare potete tranquillamente guardare insomma dove siete in lista, se siete stati aggiunti, che orario e cose varie. Tra l'altro ci sono anche diverse persone che hanno già completato il proprio ordine e la lista sta continuando. Per invitare un amico, in pratica quando usate il codice amico, quello che dovete fare è semplicemente, per esempio, adesso io aggiungo al carrello questo iPhone, giusto per farvi un esempio. Ok, allora io scelgo prenota a prezzo scontato, aggiungo al carrello, vado ad applicare lo sconto una volta che sono, mi sembra, nel carrello. Se clicco sul carrello così mi apre il carrello, applico un coupon, eccolo qui. Ah ok, devo aggiungere il codice sconto qui di fianco. Ok, codice del buono sconto, qui lo scrivo. Cos'era? Infinito Big, applica coupon, e dovrei, no, mi sa che Infinito Big non lo posso applicare qui perché devono, sì, ok, allora Infinito Medio ha funzionato, quindi mi hanno applicato lo sconto di 20 euro, quindi lo pago ancora di meno, 429. Quindi cosa faccio? Vado a concludere l'ordine e per dare il mio codice amico devo semplicemente andare a inserire il codice amico qui.
quindi nelle note sull'ordine potete semplicemente scrivere il vostro codice amico, oppure potete scrivere qualcosa come voglio aiutare questo mio amico, poi scrivete il suo codice amico. Ricordate che il codice amico deve essere scritto correttamente, altrimenti non viene accettato, e il codice amico è semplicemente il numero dell'ordine, quindi se voi andate in lista potete andare a vedere il numero dell'ordine del vostro amico che volete aiutare, oppure insomma ve lo fate dare direttamente da lui, perché a lui una volta che ha fatto l'ordine gli arriva tramite mail. Quindi una volta che avete fatto l'ordine anche voi arriverà un codice amico, che in realtà è semplicemente il numero d'ordine, e poi altre persone possono usare questo numero d'ordine per aiutare voi sulla lista. Quindi in pratica così non dovete stare lì ad aspettare che le altre persone si mettano in coda perché appunto aiutino voi con la vostra lista. E comunque sia, in ogni caso, se avete qualsiasi domanda potete seguire il loro canale Telegram di questa della lista ufficiale, che vi do sempre il link in descrizione. E comunque sia, qua c'è il coso, la chat di Facebook, che potete usare sul sito direttamente per chiedergli qualsiasi cosa. Di solito non rispondono subito, però insomma dipende, a volte sì, a volte no, e in ogni caso vi ritrovate la risposta su Facebook, quindi non dovete neanche andare chissà dove. E niente, spero che sia tutto chiaro per voi. Se avete qualche domanda, ripeto, fatela a loro direttamente, non mettetevi a farmele a me. E niente, spero che il video vi sia piaciuto, spero che questo sito vi torni utile. Lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se siete nuovi al canale, e noi ci vediamo alla prossima.